Sono Giorgio Perego, siamo nei miei vigneti di vitigni autoctoni. Qui abbiamo recuperato Vespolina, Moradella di due varietà, la Moradella piccola e la Moradella grossa, e Croatina, chiaramente, essendo Rovescala è la tipologia per eccellenza. Qui sono in conduzione naturale, cioè a dire non usiamo nessun tipo di pesticida, diserbante e quant'altro, utilizziamo solo pochissimo rame zolfo, sotto, sono certificato biologico, ma siamo decisamente sotto i quantitativi ammessi e nient'altro. Tutto questo per mantenere la biodiversità il più integro possibile. Allora, qui abbiamo tre foglie di una varietà che noi abbiamo sempre chiamato tutti croatine, in realtà sono tre varietà diverse. La prima è Moradella Grande, la seconda è Croatina e la terza è Moradella Piccola. La differenza è abbastanza evidente tra tutte e tre. Tra la prima e la terza un po' meno, adesso a parte che questa è più grossa e questa è un po' più piccola, ma se vedete la differenza lampante soprattutto è questa, quindi le venature sono in rilievo. E sono tre varietà a sé stanti, che autoctone di qui tutte, e quindi a livello di complessità del vino e di tipologie di vitigni autoctone utilizzate ne abbiamo già tre solo qui nel giro di pochi metri, ma parliamo di un vigneto di un ettaro, questo è tutto fatto così. Quest'estate vi ho fatto vedere le mie vigne, adesso vi faccio vedere la mia cantina. Questa è la zona di vinificazione della cantina, dal cancello alle mie spalle entrano le uve, dopodiché vengono diraspate tramite la pigia di raspatrice, come dice il nome, vengono diraspate e dopodiché schiacciati gli acini. Fatto questa operazione, in base al tipo di vino che devo ottenere, di uve che devo pigiare, vengono messe in queste vasche che sono dei fermentini. Ci stanno più o meno tempo, lì saranno a contatto con le bucce, i vini rossi ad esempio ci stanno anche per più di un mese, vengono fatti anche i rimontaggi della stage, i vini bianchi, io che li faccio macerati, ci stanno più o meno tempo a seconda dell'annata, i rosati uguali generalmente, però capitano degli anni per i rosati che siccome sono uve rosse mature vanno direttamente nella pressa polmone, dove come dice il nome vengono pressate, e il mosto poi va a finire nell'altra stanza dove finisce la fermentazione. Uguale succede anche per gli altri tipi di vino, quindi sia per i rosati che per i bianchi che per i rossi, le bucce finiscono tutte lì, vengono pressate e il vino svinato e finisce per la macerazione nell'altro locale. Questa è la parte della cantina dove arriva il mosto dopo le macerazioni dopo la pressatura, qui il mosto finisce la fermentazione, poi viene anche stoccato, quando diventa vino, dopo essere stato travasato, viene stoccato e rimane, quello che fa solo invecchiamento in acciaio, rimane in queste botti d'acciaio, quello che invece fa invecchiamento in legno va nell'altra stanza dove ho le botti di legno. Questo ad esempio è un mosto di rosato di quest'anno, di Croatina, che sta finendo la fermentazione ancora, non è ancora stato travasato, infatti vedete che è ancora molto torbido, e quando finirà di fermentare verrà travasato e poi finirà il suo invecchiamento in acciaio. Questa è la zona di invecchiamento, qui nelle annate migliori mettiamo i nostri vini rossi ad invecchiare. Usiamo tutti i tonneau, quindi botti da 5 ettolitri, per una questione di superficie di vino che tocca il legno e quindi ha un'ossigenazione secondo me migliore sui nostri tipi di vini. Rovere di Slavonia, quindi botti francesi, tutte botti che al primo passaggio non vengono poi imbottigliate, come minimo è il secondo passaggio in legno o più, o botti che durano anche più di 10 anni tranquillamente. Quest'estate vi ho fatto vedere le foglie dei nostri vitigni autoctoni, quindi Moradella, Grossa, Piccola, Vespolina, Uva Rara, Croatina e Barbera. Adesso vi spiego e vi faccio vedere qual è il vino che ne viene fuori. È questo. È stato un progetto, un po' una scommessa, frutto di un sacco di ricerca,
Ma la cosa che mi fece scattare la scintilla a suo tempo è uno scritto che avevamo trovato ed è ancora disponibile nel libro, ad esempio, di Robe Scala, dove parla della storia di questo paese e soprattutto anche della storia del vino. Parla di un vino fatto già nel 1192 dal conte Anselmo, che veniva comprato da gente proveniente da molto lontano. 1000 anni fa la viabilità non era come quella di adesso, quindi era un vino molto pregiato. Sono andato a ricercarmi quali erano i vitigni che potevano essere qui presenti in questo territorio a suo tempo. All'epoca non esistevano ampelografie, però le prime ampelografie, che sono del 700, ci dicono che vitigni a vacca rossa presenti su questi territori erano questi. Quindi sono andato a rifare un ovaggio come poteva essere a suo tempo, e usando chiaramente botti di rovere, perché come dice il nome Robe Scala, rovere fa parte del paese. E questo è quello che è venuto fuori, ne sono molto molto soddisfatto, ed è etichettato poi come il barocco. Questo è rifermentato in bottiglia, è il metodo ancestrale, quindi col fondo e quant'altro, niente lieviti, niente per di fermentazione, niente mosto congelato. È rifermentato solo col suo residuo zuccherino, con i suoi lieviti che erano già presenti all'interno. Allora, la mia filosofia aziendale, o meglio dire il mio modus operandi nel produrre vino, chiaramente, nasce in vigna. Si parla molto di vini naturali. Vino naturale non è un termine propriamente corretto, perché naturalmente l'uva non diventa vino se non viene manipolata, se vogliamo, dall'uomo. Però cosa si intende per vino naturale? Un vino che abbia, a partire dalla vigna fino alla bottiglia finita, il minor nessun tipo di chimica, prima di tutto, e il minor numero di manipolazioni, anche fisiche, possibili per trasformare le uve in vino. Per poter far questo senza utilizzare chimica e avere chimica di sintesi, ma anche organica, sia chiaro, per avere comunque dei vini buoni a livello gustativo e longevi, senza utilizzare conservanti, io parlo di vini senza solfiti aggiunti, per rendersi conto, scritto in etichetta, devo per forza avere delle uve di altissima qualità. Per avere delle uve di altissima qualità devo non tanto curare le piante, quindi non ho bisogno di dare grossi trattamenti, rame, zolfo e quant'altro, ma devo curare il terreno, perché se io ho dei terreni sani e dei terreni buoni, come dicevano una volta, qualsiasi cosa gli vado a piantare sopra crescerà bene. In questo caso io ho piantato delle viti. Piantando delle viti, qual è lo scopo della pianta? È quello di riprodursi, come tutti. Per riprodursi cosa fa? Fa l'uva e metterà tutta la sua energia nel produrre quei grappoli d'uva. Io tante caratteristiche dei miei vini li ritrovo lì dentro. Ho i conservanti naturali, polifenoli, antociani, tannini, resveratrol, e da lì riesco ad andare a togliere, per dirne una su tutte, riesco ad andare a togliere la solforosa, per rendersi conto, togliere, non la metto e quindi non c'è, o in dosi veramente minime rispetto a quelle che sono le normative di legge di qualsiasi stato, di qualsiasi paese. Così facendo ho del prodotto uva prima, mosto dopo e vino dopo ancora, completamente integro, con dei sentori decisamente diversi da quelli che posso andare a dargli utilizzando lieviti selezionati e quant'altro. Non utilizzando, i miei vini sono molto differenti da un anno all'altro in base al clima, chiaramente, che c'è stato nell'annata. Dopo questa presentazione vi posso dire che vi aspetto qui da noi, telefonatemi pure senza nessun problema, io sono sempre qui e il bicchiere di vino è sempre pronto.